Una sorta di torneo delle isole, quello che ha visto protagonista il Palasera di Migni, la di Novo Banco in Sardegna, la Betaland Capo d'Orlando, la Lighthouse Trapani e la Cagliari Dynamo Academy. Il trofeo ha visto la vittoria finale della Dinamo, che ha disputato la gara contro la Cagliari Dynamo Academy. Il terzo posto è andato alla Lighthouse Trapani di coach Ugo Ducarello, che è riuscito a battere la più titolata Betaland Capo d'Orlando, che ha schierato una formazione senza diversi titolari che dovranno giocare i preliminari della Basketball Champions League. Una o due giorni di buon basket è l'opportunità per i tifosi bianco-blu di vedere all'opera i nuovi beniamini. Il trofeo Tirrenia Mimi Anselmi ha visto come MVP Levi Randolph e la festa finale dei quattro club che stanno ultimando la preparazione pre-season. I giganti bianco-blu saranno in scena mercoledì a Nuoro in un'amichevole tutta made in Sardegna, ancora contro la Cagliari Dynamo Academy.